Buonasera. Eccolo qui, sono io dall'oltretomba, arrivo. Buonasera a tutti, strappa tutto, eccomi qua, come lungo deggente, come piace a voi, con i pantaloni della tuta, un grado di disagio importante, come sempre, lunedì non è mai facile, noi abbiamo un liquore di cui non possiamo rivelare il nome, vedete che ho messo dello scotch davanti per evitare qualsiasi forma di pubblicità, assolutamente non riconoscibile. Quindi vi aspetto solo che mi chiami Ernesto Calindri dall'oltretomba dicendomi ciao a tutti ragazzi, benvenuti, che sollievo, che conforto avervi qui in questa fredda giornata di marzo. Alla vostra, signori. Ciao Mepigedio, Kusai, Forgets, Konami quella bella. Abbonamento per pezzo di nerd. Ho esagerato un filo con la grandezza di queste notifiche. Sono enormi completamente. Vabbè, ho sbagliato. Adesso cerco di capire come fare il carciofone. Il carciofone. Ciao Trantor. Ciao Francesca Zambani, Vito Bigini, Alex Porchedu, Shingopsx. Il Gerva, riding on, followate Francesco Zambani, fatelo per Dio, non fate come me che è un orario in che non riesco, Cantastorie Beghelli, Nickel, ma giusta, grandissimo, Insano Like Dramo, Spike, si è abbonato a livello 1, si è abbonato per 4 mesi, grande Spike, salute maestro, grazie, salute a te. Veramente enorme questa notifica, gigantesca, ma lascerò così, perché adesso mettermi a toccare queste cose non è una buona idea. Bravo, contro il logorio della vita moderna. Vorrei far notare che tornando quest'oggi da Trieste, tornando a Milano, ho ricevuto questa bellissima notifica del Comune di Milano, sicurezza urbana e coesione sociale, funzioni di pulizia locale. Babice Andrea per informazioni. Relativa all'autovettura Fiat 600, oddio, che cos'è, non lo saprò. Ciao Mastro Membro, hai appena cominciato a seguire il canale, siamo a 106, incredibile signori, incredibile, 106 persone per constatare che i vigili mi hanno lasciato. Abbonamento per Jacopo, scrivi e controlla ragazzi, ma lo tengo così in grande, bello, perché vedervi così in grande, esplodere. Jax si è convertito ad abbonato a Twitch Prime, abbonato di livello 1. Francesca Zambani si è convertito ad abbonato a Twitch Prime a livello 1, non so neanche cosa vuol dire, ma è bellissimo. Grazie ragazzi, grazie. Dicevo, il vigile, domani mattina alle 7.15 devo chiamarli. Cosa sarà? Io non vedo la mia macchina da abbonamento per Buzz Bomber 82, ragazzi, quanti abbonamenti stasera, che bello. Giusto, sollevatemi da questo onere, di queste responsabilità. E questa è una serata escapista, abbiamo il Commodore 64, perché dietro questa tastiera c'è un Commodore 64. Non vedete il logos,
Eccolo qui, è il logos del Commodore, Commodore 64. Lui, quindi, una serata escapista in compagnia di yours truly, Bisboch, qui con voi. Questo bicchiere è importante, guardate la raffinatezza totalmente pacchiana di questo bicchiere scolpito come nel ghiaccio. Penso fosse di un Brancamenta, così a occhio. Le Robby 71, ciao! Biovito ha iniziato a seguire il canale, lo so, quando vedi un uomo che sorseggia bevande indiscutibili bicchieri viene spontaneo, quindi in questa angoscia di sapere che qual è il problema della mia macchina, che ho lasciato la mia autovettura ormai da 2 mesi con la batteria scarica e le gomme sgonfie qua dietro, non la vedo da 2 mesi, forse non c'è più, perché vogliono che li contatto? Che cosa sarà successo alla mia autovettura? Non lo so, ma secondo voi, sì, vi faccio una sigla, giusto, Starlex Nox, ciao. Escapismo. Escapismo Commodoro. Escapismo senza limitismo, quando vedo questa antica luce blu del Commodoro che mi illumina di immenso, o perlomeno io lo penso, io mi sento immenso quando il Commodoro mi porta dentro il suo mondo di sogni infantili e conversioni. Ti ricordi le conversioni, quello strano fenomeno per cui invece di giocare a qualcosa fatto apposta per il tuo Commodore 64, preferivi rifugiarti nel sogno di una conversione di un gioco arcade. Era sempre una delusione, non potevi avere mai quello che era veramente il tuo gioco da sala. Purtroppo era solamente una pallida imitazione del gioco da sala, quella conversione pagata a caro prezzo, un prodotto che faceva ribrezzo creato dalla US Gold. O magari se ti andava bene dall'Imagine, quando era in forma, perché quando non avevano voglia anche loro sfornavano la merda per il Commodore 64. Eccolo qua. Questo Commodoro non è il mio dell'epoca, è il Commodoro di un amico molto caro. Ciao Gianluca, che mi hai donato questo Commodoro che era il tuo dell'epoca. Ma poi un merlo indiano ci ha cagato dentro, abbonamento per Nicola Chiappe, ciao. Quindi il merlo indiano ha cagato dentro questo Commodoro, sarà stato circa l'87 e lui non ha funzionato per 30 anni, quasi all'improvviso ha ricominciato a funzionare perché l'ho mandato sul lago di Bracciano, dove c'è un uomo molto umano che me l'ha riparato e mi ha messo dentro un SID Revision 4 Advanced Resonance e os sentirete ruggire questa sera sulle conversioni che spesso facevano cagare, ma spesso la musica era d'opera di Martin Galway o magari di Rob Hubbard. E allora l'amarezza del gioco che non matchava le tue aspettative veniva compensata da una musica spensierata. E allora pazienza, anche se hai speso i soldi della tua paghetta per un gioco che fa caghetta, non ha importanza, sai, fischiettando Martin Galway, fino al domani tu arriverai. Sì, c'è una serata un po' malinconica. Fuori c'è un vento a 30 gradi sotto zero, no, c'è un vento abbastanza importante qui fuori a Milano questa sera, non so perché, se siete da queste parti a Milano lo sentite, è un vento delle memorie, il vento delle memorie ci riporta a quest'epoca delle conversioni, come dicevo, un mondo in cui le persone preferivano certe persone, tipo il sottoscritto, comprare brutte conversioni dei giochi da sala, che
che non fulfillavano la aspectative che tu avevi. Quindi questa sera giocheremo le conversioni. Abbiamo fatto la settimana scorsa, lunedì scorso, una serata dedicata alle conversioni per Commodore 64. Voglio mostrarvi che so anche programmare in Basic. Print. Scusate, lo sposto un po' perché mi sta cadendo giù. Brum! Peccato. Print. Vaffancuore. Sapevate che se mettevate il punto virgola, sapevate che se mettevate il punto virgola era tutto più bello. 20, goto 10, 20, goto, il goto, il goto che in veneziano ricordiamo è il goto de vin, goto 10. Se mettete il punto virgola alla fine del print succedeva una cosa bellissima, magica. Vaffanculo, 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 incredibile. E pensate che se togliete invece il punto e virgola, sapete che succede? Vaffanculo, 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 vaffanculo. È bellissimo. Questa è una lezione importante, siamo felici di avervela data questa sera. E detto questa, inutile stronzata del basics, cominciamo con la serata. Non so cosa faremo, perché? Perché io sto ricostruendo con molta fatica in questa cartella new coin op. Come i New Desi Godzilla, che salutiamo. New Coin Op, questa cartella in cui sto faticosamente ricostruendo la mia antica cartella che ho sminchiato anni fa, stupidamente. Dragon's, chissà cos'è Dragon's, sono curioso. Dragon's Kingdom, che cazzo è Dragon's Kingdom? Non è una conversione, scusate, adesso sono curioso di sapere cos'è Dragon's Kingdom e perché in questa cartella. Dragon's Kingdom, quindi cominciamo completamente a random. Forza, vediamo un po'. Dragon's Kingdom, che cos'è? Non lo so, non ho idea di perché sia finito in questa cartella. Dicevo conversioni, quindi a parte Dragon's Kingdom, che non c'entra un cazzo ma che piace ai giovani. Ah, interessante, ho capito cos'è Dragon's Kingdom, della Genias, molto molto interessante. Allora cominciamo, brava, Passerotto 75, ciao, e subito coglie che è quel gioco delle idee. Ora ho un grande problema, dov'è il mio joystick? A una certa età è normale scordarsi dove è il proprio joystick, però. Non in questo senso. Dove ho messo il joystick? Vita di merda. Vado a cercare il joystick, quindi devo sempre darmi spago. Darmi spago, darmi molto spago. Porca miseria, l'avevo legato così bene e adesso mi tocca dispagare lo spago, scusate, ma non è mica come a casa di Fabio che tutto quanto ho pensato per lo streaming. Questa è una casa che in teoria assurge anche ad altre funzioni. Riesco a vedere il mio bellissimo joystick. Eccolo qua, il Competition Pro, non amato da tutti, ho scoperto, scusate, veramente i pantaloni della tuta da uomo senza più pudore, ma sapete, a una certa età in effetti il pudore si abbandona, che fa rima con vai in mona. Allora, vediamo un po', perché giochiamo questa cosa qua? Giochiamo questa cosa qua, do you want to win? No, 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 sir, no. Start at the beginning, allora, select weapons with CBMK, no, start at the beginning, yes. Ah, perché ci guardiamo questo Dragon's Kingdom? Perché se non mi sbaglio, perché non ho mai giocato, posso dire la verità, non ho mai giocato, l'avevo messo in questa cartella, in realtà per una ragione. Scarg73 dice, pensa quando avrai il pannolone sotto la tuta. E chi ti dice che non ce l'ho già il pannolone sotto la tuta? Vai, loading, in realtà non era un loading. Dragon's Kingdom è una delle tantissime, tantissime cose che succedevano. Meglio? Un po' meglio. Beh, forse è ancora troppo alto, ditemi. Comunque, Alberto Frabetti, io avevo un compagno di classe che si chiamava Alberto Fabretti, questa cosa mi faceva esplodere il cervello. Audio ancora altissimo. Madonna, brutalissimo questo comodo. Meglio, eh? Così dovrebbe essere meglio. E adesso era molto alta la musica perché ho cambiato comodoro rispetto all'altra volta. Vediamo. Cala ancora un po' che la Madonna, cioè, ma quanto sta sparando fuori sto Commodore? Impazzito, non l'ho mai messo così basso del gatto in vita mia. Ora ok, benissimo. Ready. Allora, io sospetto fortissimamente, ma tanto è molto forte anche qua per me il volume. Aspetta che abbasso un po', ecco. Esatto, questo è un clone di Ghost and Goblins, ma è un clone di Ghost and Goblins al punto tale che io credo che abbiano proprio usato le routine violentemente, a parte la camminata del nostro amico. Ehi là! Ah, non posso sparare in giù, non è Ghosts and Goblins, in effetti è Ghosts and Goblins. Quanto
Quanti Commodori girano da quelle parti? Ma loro avevano anche la mappa, però, che Ghost and Goblins all'epoca non ce l'aveva. L'avrebbe guadagnata pochi anni fa con la versione che abbiamo giocato di recente in una delle serate di streaming. Comunque, io penso che il nostro amico abbia proprio preso brutalisticamente le routine intere di Ghost and Goblins del buon Chris Butler e le abbia convertite al suo volere, creando questa cosa, peraltro, mica brutta, cioè, comunque, cioè. Made in Italy che trionfa. Tra l'altro questi mostri chiaramente copiati da, come potete vedere, sua zia, copiati da sua zia, quella maledettissima. Questa voleva fare Ghouls and Ghosts, proprio totale. Ha fatto un Ghouls and Ghosts misto Ghost and Goblins. Guarda il faccione proprio dei Ghouls and Ghosts. Che cazzo? Sì, è vero, infatti è passato 75 nota. Sembra The Monkey il personaggio. Nell'Oriente Misterioso c'è una. Sembra Bomjack, sinceramente. Beh, ricorda molto Bomjack quel cappello. Stasera giocheremo non solo Bomjack, ma diversi Bomjack. Adesso che, come sapete, quando si entra in partita con Bizboch poi non si molla più. Faccio queste intro un po' più lunghe per trovare il coraggio di vivere. Ma poi, guardali qua come sparano Palle Viola. Palle Viola, un film di Bruno Liegi, Baston Liegi. Però dai, stiloso, io dico sì, io dico sì. Dico sì, quindi Ghost and Goblins rifatto. Infatti stasera. E qui cosa cazzo devo fare però? Cioè, vabbè, scusate, quello che torna fuori. Bello, praticamente Ghost and Ghost, però in 2 metri, perché praticamente siamo arrivati oltre la foresta Ghost and Ghost dopo 3 passi. Chissà se ci sono anche dei trick. Quella miseria. Ma che è? Che matto, cosa sta succedendo? Sono pazzi! Ma questo è matto! Ma è matto, matto duro. Ma cos'è? A parte che sono veramente un manico, se non vorrei dire, ma. Pi, 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 pi. Ok, ho preso la P, quindi non muoio. No, muoio lo stesso. Andrea, facci sentire sì. Qui ho abbassato troppo, mi state dicendo? Sì, presumibilmente sì. Vedete, così. Così lo sentite. Ultima vita, dopodiché vaffanculo anche questo. Comunque questo, ecco appunto, il mondo delle conversioni non era solo conversioni, ma anche, era anche clonazioni violentissime. Questa era la realtà del Commodore. Quindi. Rubare pezzi di software agli altri, rubare intere idee di gioco, come vedremo tra pochissimo, visto che ci riallacciamo un po' alla serata che ho fatto mercoledì, in cui ho giocato alcuni giochi su PCB, su scheda da sala giochi originale, e va in cuores. Che fantasia malata che va questo Alberto Farbetti, comunque. Adesso qua tanto non posso sopravvivere a questa specie di mostro, a meno che non buttarmi giù. Tatatà. 2, 3. E vai, grazie, bellissimo, molto bello, grazie. Dragon's Kingdoms. Oh, volume ora perfetto, va bene. Dicevo, andiamo invece a qualcosa di più canonico. Conversioni, conversioni, conversioni e clonazioni, quindi la conversione del Commodore, ma anche la clonazione. Per esempio, adesso qua ho riempito di tutto, di più, un po' di Konami, Konami, Konami. Non so se sapete che ho una certa fissa con Konami. Ecco, Circus Charlie per Commodore 64 non si è praticamente visto all'epoca da noi perché non era pubblicato ufficialmente e non era nemmeno nei circuiti pirata, era abbastanza poco comune. Ho mangiato 2 uova con del nostrachino e con della roba. Allora, Infinite Leaves, cosa stiamo giocando? Circus Charlie, Infinite Leaves, no, mi rifiuto. Konami Presents, guardate, c'è già puzza di murder, si può dire, no? Ecco. Intanto Francesca Zambonni ricorda. E abbonamento per Wired Underscore! Ciao Wired Underscore, grazie, grazie. Ah, ormai 24 ore su 24, sì, praticamente siamo un network. Siamo un network. Quindi, questa a molti di voi, anche giocatori del Commodore 64 dell'epoca, risulterà abbastanza anomala come conversione. Vediamo, One Player Easy va benissimo. Grazie della porta 1. Questa è una barbarie la porta 1. Aspetta, aspetta, beh, non mi ucciderà perché è troppo alto. Ma no, è sbagliato questo gioco. Gli anelli bassi. Ah sì, gli anelli bassi ti uccidono, sono sbagliato io. Vediamo se c'è la vita extra nascosta. Abbiamo giocato mercoledì scorso in versione PCB da sala giochi. Quindi vediamo come tiene questa conversione. Ricordiamo che è un gioco della Parker, quindi prodotto per il Commodore 64 americano, quindi leggermente più lento, neanche tanto leggermente, sentite la musica un po' più loffia. Musica col loop che si interrompe a metà, attenzione. Abbiamo finito la memoria. Mamma mia. Non ci sono neanche le cose per terra, i cosi per terra.
datemi la droga che se no mi addormento, dai. Oh, pam, 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 la musica che si rompe senza pietà. Il leone un po' artritico, dicono, sì, assolutamente. Lunghissimo. Guarda, l'elefante è fatto bene, però l'elefante lo difendo. Sono deciso a mettere una bellissima. Ma quindi io posso saltare indietro e sperare di avere un bonus? Mi sto veramente illudendo che no, mi sto illudendo. La musica che si spezza a metà è fantastica. Crisi epilettica tra pubblico. Musica piuttosto discutibile, cioè ho dimenticato completamente il basso. Pur di fare le due voci della melodia, hanno completamente trascurato il basso, perché voi sapete che il Commodore 64 ha tre canali audio, il SID. Si può aggiungere un quarto truffando con i digi, ma tua zia. E cade. Cade sorridendo però, non perde il buon umore. Guardate la faccia veramente disperato, questa palette altrettanto disperata. Nemmeno una scimmia viola, quindi super tranquillo. Easy proprio, zero scimmia viola. Ho messo easy, d'altro canto. La musica va a puttane completamente, si stona. No, dai, tiene botta. Qua la musica c'è tutta, bravi, bel colpo. Soporition, soporation! Ma siamo quasi arrivati, per fortuna. Capite, uno viene dal mondo festoso di Circus Charlie da sala giochi e un pochino gli si abboffa la guglia, gli si assolletica la Gualleras. Basta, uccidetemi! Tanto non finisce, attenzione, posso andare oltre, veramente, guardate. Non posso andare oltre. Orribile, agghiacciante. Palle, però finora ha tutti quanti i cosi giusti, eh? Peccato. Peccato, ma forse anche non così tanto peccato. Game over. Tristezza, cupezza. E qui arriva. Press fire button to continue game. Wow, ma allora sì, vado avanti. Importante. Bisogna calcolare sempre con le palle il punto giusto delle palle, il punto giusto in cui le palle palleggiano. Penso che Snoopy per Commodore 64 fosse più eccitante di sta roba. Non so se lo conoscete, bravissimo. Charlie, pensa al poveretto che ha dovuto programmare sta roba. Non sono nemmeno sicuro che sia uscito il gioco in realtà, perché da Parker Bros cioè, a sto punto si era già rotto i coglioni. Potrebbe essere, tra l'altro, che il gioco in realtà sia uscito, cioè è stato sviluppato da Parker Bros, ma poi pubblicato da Konami, che a un certo punto ha avuto un afflato di dai pubblichiamo le cose in Occidente, con i danni che noi tutti sappiamo. No, forse quello ho cagato un po'. Eh sì, quello ho cagato un po'. Su MSX, sostede scimmie e delle palle, potevi eseguire due tipi di salto, roba che neanche in sala. È vero, SF Champion, è vero, era raffinatissimo, anche se limitato poi nella quantità di stage. Allora, intanto qualcuno mi chiede aiuto, ma io ho un momento di. Zack! Campione del mondo! Babi, ci aiuto. Quasi 35, quando ero piccolo, mio zio mi ha regalato una console con un po' di giochi a cartucce. Il padre, una sorta di comando, aveva un gioco di Dracula. Aiuto! Un gioco di Dracula. Castlevania. Con la copertina di un vampiro sorridente. Era che cazzo. Chi Dracula? Guarda. Ma sapete che in realtà io l'ho sempre disprezzata questa. E ho fatto bene. Ah, un gioco che dopo la copertina di un più studente che se non ricordo male smetteva in terrore. Sai di che cosa potesse trattarsi? Il pad era una sorta di telecomando. Hai 35 anni, ragazzi, aiutate questo giovane che sta cercando un gioco con Dracula sorridente che lo riempiva di paura. Ma qua insomma hanno un po' eliminato quasi su tutto. Ma io perché vi sto mostrando questo gioco? Non perché sono un masochista, anche probabilmente. Bremo 82, buonasera. Qui siamo dalle parti. Accendino era Dracula per Intellivision. In effetti potrebbe essere il pad del comando. 90 metri, 90 metri di questo torpore esistenziale. Ma io non me la collo. Grazie, è stato bello. Guarda, ride. Cosa ridi? Cosa ridi, stupido? Oh, santa pazienza. Boom! Allora. Infatti dovevi fare i salti bassi per le scimmie che venivano avanti, poi quando arrivava a quelle più veloce il salto in alto più perfetto e superavi entrambe. Bravissimo. È esattamente così. Ma no, non ci credo, non posso essere così stronzo. Che fatica.
fastidio quando mi comporto male con me stesso. Mi sono comportato male con me stesso. Perché volevo farvi giocare Big Top Barney. Big Top Barney. Fastidio, quando... Fastidio. No, non ci sto. Adesso non ci sto. Adesso io vi faccio giocare Big Top Barney. Fosse l'ultima cosa che faccio. Eh no. Perché volevo farvi vedere come certe volte il clone superava l'originale. Ma qui non c'è. Qui ho Big Top Barney in nero verde. Forse l'ho messo nella cartella Jaleco per sbaglio. No. Forse l'ho messa nella cartella Namco per sbaglio. No, forse l'ho messa, forse non l'ho messa. Va bene, allora adesso io in tempo reale, perché un uomo deve essere fedele ai suoi principi, tolgo l'SD del Commodoro, cerco questa chiavetta, vedete, questo è il bello della Ultimate, metto la chiavetta nel mio computer che voi non vedete, ma che vi assicuro è proprio qua, perché se no starei mettendo la chiavetta nel nulla. E cosa facciamo? Live on the fly, scarichiamo il gioco che sto cercando. Perché non accetto di essere così poco concludente nei confronti di me stesso. Quindi, Big Top Barney, vai così. Big Top Barney, CCCC64, se non me lo trova, mortacci tua. Big Top Barney, edicola, devo andarlo a prendere in edicola, vabbè, niente, lo prendiamo in edicola, ok. Lo prendiamo in edicola con il nome di Big Boy. But why? Who knows? No, Big Top Barney, l'originale, quindi io sto in questo momento mettendo Big Top Barney, non è vero, perché non c'è, ma perché il mondo della diretta è sempre fatto di dolore? Game base 64, ah, santa pazienza. Andiamo a prelevare questo gioco della Interceptor Micros, che era specialista in fare queste cose buffe di clonare i giochi, ma spesso con un guizzo che gli dava una personalità tutta loro. Quindi eccolo qua, Big Top Barney, ce l'abbiamo, T64. Apriamo il cartellino del Commodore O64. Metto Big Top Barney e voi vedete come in una magia apparire all'interno della cartella, laddove prima non c'era niente, vedrete apparire Big Top Barney dentro la cartella Konami. Tutto vero, tutto in tempo reale. Ora lo faccio, ora come al solito brucio l'SD perché non ha finito di finalizzare i dati. Ora invece brucio l'SD perché la metto dentro con il computer acceso. Insomma, tutto giusto. Così si fa una grande diretta. Tac, e sei subito in pole position. Tac, guardate qua. Adesso torno a vedervi perché vi ho persi di vista per un po'. Tac. Ciao ragazzi, siete ancora qui, fantastico. Allora, la scatola di Mega Drive giapponese è lassù, non so se la vedete, no, probabilmente non la vedete, ma quella cosa in alto è la scatola di Mega Drive giapponese. Quindi, dicevamo, torniamo a noi, a noi, a noi. Konami, come per magia, Big Top Barney, ma è fantastico questo, è il potere dell'amore, è il potere della tecnologia che permette di interfacciare. Che brutto! Che brutto! Sei brutto. E resetta. Vaffanculo. Non me l'aspettavo, è tutto sotto controllo. Quindi ora vedremo Big Top Barney, che è una versione buffa e bislacca di Circus Charlie fatta da Interceptor Micros, creata da Jason Bannon, copyright by Interceptor. Mortacci vostra, avete saccheggiato senza pietà. Numero di Barney. Cinque. Come lo scelgo un numero di Barney? Perché in porta due, fammi indovinare. Eh beh, giustamente. Però le musiche, le riconoscete queste musiche? Sì, numero di Barney, esageriamo. Dai, 7. Difficoltà 1. Extra Barney every 20.000. Every 20.000. E si va. E puoi scegliere, poi c'è il select, come in sala giochi, capito? C'è il select. Che musiche incredibili. Guardate il parallasso in basso, fatto con 2 lire. E guardate come mescolava il primo e il secondo stage di Big Top Barney, cioè di Circus Charlie. Ah. Ah, Trantor Ranjan, quanto ci ha giocato con questa versione? Anch'io avevo addirittura la versione originale della Armati Soft, quindi originale no, però
comunque ero semi convinto che fosse, che avesse delle parvenze di originalità. La musica incredibile di Victor Bar. Sprite, tra l'altro, secondo me, fatto anche in high res, lo guardo così con sovrapposizione di colori. Poter dire una minchiata, ma la mia sensazione è che sia veramente uno sprite high res nell'84, quindi massimo rispetto a... Ed è la sigla del Flying Circus. In realtà questa è, mi viene a dire che si chiama Jason Figueroa, l'autore. In realtà no, è quello di Liberty Bell March, quindi si chiama, aiutatemi, come si chiama l'autore? Le celeberrime marcette che accompagnano le bande di Philadelphia da sempre. Per farvi capire la mia situazione umana, ma forse anche la vostra, quando ho visto per la prima volta il Flying Circus ho detto: ma questa è la musica di Big Top Barney! Era un mondo più sincero, un mondo senza internet, in cui si potevano avere queste, così, queste epifanie completamente sbagliate, in cui... Sembra che abbia il berlone e le mutande, dico, non lo escludo. Sicuramente ha dei grossissimi problemi con la droga. Spirit of X, si può dire, vedete che... Wow, difficoltà zero, effettivamente. Vai, vai Big Top. Hey, festa per casa di Big Top. Fantastico. Che bruttezza, però da giocare. The memories. Bene, get ready. Ah, questo era un platform completamente assurdo, ma io voglio fare hard perché è una cosa bellissima, secondo me. Musiche diverse. Intanto va di là e già il mindfuck totale. Guardate questa cosa, Se io salto... Drat! Con un suono secchissimo di coglioni che si esplodono. Drat! Diventa blu in faccia perché ricade sul dolorosissimo perno del monociclo. Senza sella, chiaramente. No, adesso però non vorrei... non volevo farlo. E Mugiwara 71 si abbona, diventa un'anguria sul momento di Drat, in cui proprio sciac! La famosa... barzelletta, che non mi ricordo com'è, ma forse è meglio così. E vabbè, basta però adesso, Mona. Che musiche bellissime, però. Bounce on platform to land on cycle. Le istruzioni parlano chiaro. Vai! Calcolando il salto, grandissimo, così si salta, vai, credici di più, bene. In realtà il trucco come in Circus Charlie è farlo così, 4, tantissimi punti, 100. Mi sto chiudendo un pochino, devo riacquistare velocità, però è fatto bene, arriverei a dire che è fatto... Ah! Drat! Io comunque, fedele alla linea, Drat! Dragon Ball System dice: interessante quanto ci credi, ma è importante crederci. Guarda, piattaforme, ma le faccio tutto. Drat. Preferisco il drat col suono secco quando ci cade. Però queste musiche io potrei andare avanti all'infinita. Procedurale, tra l'altro, vi faccio notare. Ho subito notato che è completamente procedurale, la generazione dei trampolini è completamente procedurale. Mi piace anche il fatto che nell'altro stage il tempo era segnato in secondi, qui invece è segnato con una barra decrescente. Mi vorrebbero dare dei messaggi, ma non me li danno. Io non riesco a giocare a questa roba, è un problema, evidentemente. Niente, l'ultima vita, voglio finirla così. Drat! Bellissimo. Chi indovina cos'è questa musica? Concentratevi. Quella è la musica, visto che il tempo di latenza della chat ovviamente non permette di indovinare. Outrun non ce l'ho perché sono arrivato fino alla lettera E. So che fa ridere, ma è così. Figure de merda. E il buon vecchio Barney, come vedete, si concede anche una digressione nel bellissimo mondo dei platform, con tanto di effetti. Velocità, suicidio, proprio morire subito, morire adesso.
mandi in giù, salti in su, però non devi saltare ovviamente dove ci sono. Però a me queste melodie da circo mi hanno sempre piaciuto, diciamo. Piribiribi, piribiribi, piripipipi, pipirip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 
Twitch Prime per 6 mesi grazie alla forza di Drat. Stokowski dice. Score record di Bonge, giustamente. È proprio lui. Allora, interessante però questa cosa, che mi dicono che potrebbe essere Leopold Stokowski. Se fosse veramente Leopold Stokowski, e perché no, tu staresti riscrivendo la mia storia personale, in quanto io ho sempre pensato che quella musica fosse stata copiata effettivamente da Bit of Barney ai danni di Drat, ai danni di Bonjic. Però in realtà sono entrambi giochi dell'84. Effettivamente potrebbe proprio essere il maestro Stokowski. che succede? Ah no, il furetto mi dice non puoi andare di qua. Vabbè, comunque sono molto bello, gli vogliamo bene, ma può bastare anche così, però. Boom! E lo frizziamo così. Bene, 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 bene. Bene, non era proprio una conversione Scarx, questa era una cosa, era un po' una cosa ibrida, nel senso che era un clone. Sono tanti cloni. Io vorrei fare una serata intera di versioni a confronto. Guardate quante versioni di Frogger che ho preparato in questa cartelletta. Non morite dalla voglia di sapere come si può paragonare la versione ufficiale di Frogger della Sierra Online con la versione ufficiale della Frogger della Parker Brass, Tinto Brass. Pensate, fecero due conversioni ufficiali per un problema di licenze, si incasinarono e Sega diede la licenza, ormai con la bava alla bocca, soldi a tutti, diede la licenza a due diversi publisher, alla Parker Brothers e alla Sierra, non so neanche se per due mercati differenti. La stessa Sierra di Forgets che faceva i punta e clicca, esattamente. Unlimited Time, no, guardate, 1981, poi non si capisce perché, gioco da sala, che poi era di Konami, ricordiamo che il gioco da sala della Konami, please enter the up key. Fi. Vabbè, c'è pure la tastiera a giocare. Fast o slow? Fast. Are your choices satisfactory? Yes. Rascal. Sempre fa ridere il fatto che... Sì, vorrei cominciare. Ho già detto tutto quello che devo dire. Devo solo partire adesso. Che fastidio. Questa scena l'ho già rivista in una puntata di un'altra serie che avevo fatto, tutto come 64, e ricordo lo stesso disagio. Game over. Questo tronco che passa game over è bellissimo. Il disagio di non trovare il tasto per... Dai, sono riuscito a bloccarlo, a togliere la musica e vaffanculo. Quindi abbiamo visto com'era il Frogger, dicevamo, di Sierra, ma vediamo com'era invece il Frogger di Parker Brothers. Ah, tutta un'altra cosa, eh? Beh. Qualcosa mi dice che l'altra porta... On the fly. Ah sì, non era male. Parker faceva sempre cose croccantine. Parker è quella che ha fatto la conversione di Girus che abbiamo giocato l'altra volta, quindi non gli ultimi degli stronzi, eh. Croccantini, senza stupide ridefinizioni di tasti. Guardate, mi sono accoppiato diventando io stesso la donna con cui mi sono andato ad ingravidare, la donna, insomma, la rana, forse donna è un po' eccessiva. La donna rana. Si può dire donna rana tutta tana o fa brutto? Siamo persone di un certo tenore culturale, insegniamo all'università svedesi, quindi non è il caso effettivamente di dire queste cose. Guarda un'altra donna rana, zack, tutta bella, con questo suono bellissimo copiato da Ladybug. È tutto un gioco di citazioni, plagiarismi, che parola che non esiste, plagiarismi a vicenda, canzonette di Stokowski che credi che siano di Bonjic, che sono di Victor Barney. Pensate per esempio che la musichetta con cui comincia il buon vecchio Frogger è la musichetta in realtà di Rascal, il mio amico Orsetto, nella versione giapponese. Quindi è tutto un giro contortissimo.
Una leggenda metropolitana sostiene perfino che un'altra delle musiche di Frogger sia presa dalla opening della seconda serie giapponese dei Cavalieri della Tavola Rotonda. A me sembra la spada di Re Arturo, di King Arthur, da noi. Comunque non è questo che volevo mostrarvi. Abbiamo sentito la musica, abbiamo visto, abbiamo vissuto le emozioni, quindi possiamo passare. Adesso intanto vedo una cosa molto strana, molto strana, che è Frogger 2. A un certo punto la Parker Brothers fece un seguito. Frogger è un grandissimo game design, assolutamente. Ho una scheda proprio là che prima o poi vi mostrerò. Ma in un momento di follia Sega diede a alla Parker Brothers i soldi per permettere di fare Frogger 2 3 Deep 1 Easy F3 Hard Start F1, va bene così. Quindi un Frogger diverso, un Frogger che dimenticato dalla storia un po', perché poi non ha mai ricevuto riconversioni, non è mai stato cacato mai proprio. Quindi un Frogger finalmente in cui lui giustamente fa quello che una rana deve fare, cioè nuotare invece di morire cadendo. Quindi questo è veramente un Frogger bizzarro ed è abbastanza avanzato anche per quel che riguarda un buon Commodore, cioè non è da disprezzare il lavoro che hanno fatto i ragazzi qua, eh. Tutto in movimento, questo fondale animato che sembra uno sprite, insomma. Beh, giocata bene, eh. Che devo fare? E mo? Prendi la tartaruga. No. Però posso prendere la tartaruga. La tartaruga è mia amica. Dove mi porta la tartaruga? Chi lo sa? Niente, così mi dà un passaggio. Non so cosa devo fare adesso, però, perché ho riempito tutte le case, quindi muoio. È stato così. Tanto Bertz si chiama lui. No, non lo so. Le bolle mi fanno bene? Proviamo. Mi ricordo un suono terribile quando prendi le bolle, forse quindi non fanno bene. Questo non lo gioco veramente da milioni di anni. Cioè, tipo dall'epoca. No, le bolle danno punti, vabbè. Un suono terribile che invece no. Attenzione, sono... che è successo? Ah. Cosa sta succedendo? È bellissimo! Farfalle! La rana che... Attenzione, una rana che salta. Una cosa abbastanza sensata, se ci pensate. E muore. Uccisa da un drago, va bene, insomma. Però... forte sta cosa, praticamente è a tre layer diversi di esplorazione, cioè tu puoi riempire il mio contante, cioè tu devi riempire tutti e tre gli stage con la tua presenza di rana, ma quando, cioè, puoi anche andare via, no, devi toccare e sali sul, ho capito, sali sul tronco, però visto dall'altra parte. Magari sono un po' stronzo. Comunque non finisce mai, questo mi fa molto piacere. Ho fatto mosse migliori. Usa il coccodrillo. Guarda l'ippopotamo, sornione. Sornione. Piccolo soldo di cacio. E mi ha ucciso l'acqua, perché? Però è una roba, eh? È una roba. Strano, Jeff Minter sobrio a un confronto. Comunque, non un gioco banale per quando è uscito. Cioè, gli si vuole bene, comunque. E poi c'è Frogger Arcade. Frogger Arcade, che è una cosa anche interessante. C'è Frogger 64, giusto che stavamo parlando di Interceptor Micro. Sì, ormai, come avete capito, sono il mio delirio di robe... Please wait the packing. No. No. Ah... Sprite. Ah, Luke McQueen dice praticamente Sengoku del Neo Geo a un certo punto finisce nei cieli senza motivo. Frogger 64, quanto era bello quando avevi il loghetto del 64. By Andrew Challis. ZX mortacci tua. ZX, come ZX? Vabbè, ZX down up, ma che tasti del cazzo. Oh, ah, uso joystick. Vai. Quindi il piano, praticamente avete capito, è farci tutte le versioni di Frogger che esistono. Quindi è così. Quindi è un po' buffa. Ecco, forse questa versione... la rana esausta che si trascina. Sembro io oggi, cioè... proprio la rana esausta. Ah. Guarda che pettorali che c'è la rana. Per una volta che entra nella sua casa... Mamma mia, cioè questa sensazione di antisalto. Cioè forse è il peggiore salto della storia Commodore 64. Ma fatica e poi muore così diventando giallo. Il mare nero.
il mare nero mare ne. Tu eri frogger inconcludente come me. Sento più il suono. Gli rane, guardate, notate tra l'altro le tartarughe che non scendono mai. Questo è decisamente il peggior frogger della storia. Anzi, penso proprio che mi suiciderò. Bellissimo. La versione di Lazy Jones è meglio, autostrada, bellissima infatti, quella è veramente bellissima, quel personaggio di Chucky Egg che attraversa la strada. Frogger Arcade, facciamo un omaggio al Digital Monastery, ma vai Monastery, quando non sapete cosa fare, andate in Monastery. Ah, che bello, perché non fanno un videogioco con quella roba lì? Guarda che roba, sembra veramente un vero wireframe. Ah, che bella questa crack, guarda che eleganza. Una musica pseudo parallax. Bello. Questa non è dell'epoca. No, signor, questa è molto recente. Cos'è? 2016? Frogger Arcade, l'ho già giocata. Qual è il gioco con carro armato e elicottero? Choplifter. Choplifter, il gioco col carro armato, oppure Fort Apocalypse, sono quelli poi i giochi col carro armato e l'elicottero. Ah, Silkworm, scusami, Silkworm, quelli in cui comandi, perdonami, perdonami. Digital Monastery. Abbondantemente made in Italy, tra l'altro, questo gioco, non so in che percentuale, ma parecchios, no, che trainers, no, non voglio niente. Addirittura con l'effetto di boot del gioco da sala, questo è veramente una chicca. L'ho già giocato, ma lo gioco volentieri, tra l'altro so che Ross Wildstar me l'aveva chiesto la settimana scorsa. Guardate che roba, è perfetto. Se gli mettete un bel marquee sui lati, pazzesco, mi sono emozionato così tanto da buttarmi nel vuoto. Tutti i jingle al posto giusto. Eccolo qua, Rascal. E niente, ho interrotto la musica perché sono troppo forte. Bellissimo, giocabilissimo. Quindi Frogger Arcade, prodotto nel 2016 da Okuto, dalla Digital Monastery, la divisione di programmazione di degli Scheners. Ah, che poesia, la perfezione. Quando ti rendi conto di come avrebbero potuto usare il Commodore 64 se avessero avuto. Bellissimo. Chi l'ha fatta questa conversione? Dicevo, proprio loro, Digital Monastery. Io spero che questi tizi di Digital Monastery facciano conversione sia di Ghost in Ghost, ma non è che vai molto lontano, eh. Tanto non ce l'ho purtroppo Ghost in Ghost. Sì, in realtà potrei riuscire a trovarlo, ma cambiamo, non stiamo sempre su Konami, andiamo a vedere qualcos'altro. Abbiamo tanti, abbiamo qua Data East, Bad Dudes. Bad Dudes è anche Dragon Ninja, penso la versione distribuita in America. O la versione distribuita in Occidente, cioè in, sì, in Occidente, in Europa. Ma facciamo un po' di Sly Spy, vediamo, facciamo un salto in avanti. Quindi, ok, quel gioco lì in realtà è del 2016. Ciao, Bersogeddon! Facciamo un salto in avanti con la versione su cartuccia di Sly Spy. La versione su cartuccia in realtà credo fatta postuma per Easy Flash, ma non sono sicuro. Sly Spy è bellissimo su Amiga, ma tutto sommato si difende anche non male su Commodoro, eh. Ma chi sarà questo birichino che fa queste musichette? Geoff Folin, fratello del più famoso, ma non da disprezzare comunque. E con la cartuccina, guarda come carica. Pippu, 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 pippa. Please enter your security clearance code by using the joystick. Tanta roba. Terroristi. Siamo sempre. Prima che uccidano gente innocente. Va bene. Ragazzi, comunque, cioè io avrei detto sì. Cioè, se mi portavi una conversione così di un gioco 16 bit con i controcazzi come era Sly Spy Secret Agent da sala giochi. Musica.
se mi fa anche qua, io in realtà vi dirò la verità, non l'ho mai giocato su Commodore, quindi sono anch'io, se mi fanno anche scendere la città, numero uno, bellissimo, pure paracadute? Pure paracadute, eh? Pure paracadute, no? Bando senza proprio spendere soldi. Di volta 75, in realtà purtroppo, rifacendo il mio... guardate che bell'uso dei grigi, e anche di un po' di verde. Lui è un po' bolso, cioè a tratti è figo, a tratti è un po' bolso il nostro amico Secret Agent. Per farlo un po' nerboruto gli hanno dato una strana spalla. Notate che c'è un braccione. Però questi terroristi suprematisti bianchi, guarda come vanno giù. E questo è il mondo dei videogiochi. Che bello, anche il gusto della grafica. Cioè quando la conversione Commodore vincente è quella che o veramente cerca di fare il pixel perfect, oppure si inventa un suo stile diverso dal coin-op, ma che gli dà un flavor di gusto. Tipo quella statua, anche qua, è diverso dal coin-op. Però, divoratorio, con Bad School mi gusta. In realtà quando vedi una cosa così dici, perché non possiamo avere anche Ghost and Ghost? Minchia, ragazzi, ma cioè non lo so, che figo. Ho poco range di manovra. Tra l'altro mi piace pensare che quell'azzurrino là in fondo in realtà non sia il cielo ma sia il mare. Io sarei stato super soddisfatto ed ero abbastanza esigente in termini di conversioni, ma questo io dico sì. Vabbè che adesso stiamo anche giocando ovviamente col multiload azzerato da sua zia, mi sono schiantato sulla mina. Ah, qua c'è la macchina da cui escono un sacco di persone, guardate come sapidamente per non spendere troppi soldi in grafica hanno fatto solamente un pezzo di macchina, bravo. Sono ancora vivo? Sì. E la macchina se ne va, io vado in impennata. Bello, poi un po' brutale così. Una roba. Sì, io direi promosso. Ah, Alien Syndrome. Alien Syndrome ce l'ho, è un altro gioco che non ho mai giocato su Commodore. Quindi dopo mi gioco Alien Syndrome, una buonissima idea. C'è anche Alien Storm, però quello farà un po' cagaroso. Qua c'è la barca. Cani! Maledetti coni! Ricordo che cerco sempre di salire su per la scala e si può. E si può. Che pulizia, però non è elevator action purtroppo. E comunque ragazzi, lasciate stare che Geoff Folling ovviamente non aveva... non era un fuoriclasse come il fratello Tim Folling, però insomma... faceva suonare sto Commodore, eh. Cani e muore. Dai. Ancora un po'. Ho fatto ruttino. Mi sentite? Scusate. Coca-Cola. Pepsi-Cola. Osso duro. Vaffancuore. Ma guarda questi militari terroristi. Insopportabili. Con i loro jetpack. Questi... ah. Senti queste, queste discendenti parziali funky. Era molto funky l'originale, era molto funky anche Tim Folling. In realtà ho un vuoto, ma è di Tim Folling la versione che è caduta un po' da però gnocco che ha fatto però qua, eh. Ah, adesso arriva un po' di gente ovviamente presa di pacca da James Bond, perché sì. Chissà se qualcuno si è incazzato dei ragazzi di James Bond. Ah, devo usare, attenzione, devo usare adesso anch'io i calci perché non ho più. È andato via. Vado via anch'io allora. Ciao. Ah, non è andato via. Scusa. Credevo che fosse andato via. Sto sbagliando qualcosa, secondo me. Sto giocando un po' alla CDC. Ah, vedi? Dai, è grande, riesce a sconfiggere il job. Benissimo.
C'è tutto. Ciao Daniero, ciao. In tempo per Jaws, in tempo per la sezione acquatica. Time to go swimming, don't forget your harpoon. Lungo anche, guardate quanta roba c'è, cioè mica, eh? Però, bella conversioncina. Ciao Dan, che piacere. Ti piacciono i coni? Grazie Gerva che hai colto nella mia ambigua pronunzia. E guarda qua, avevo voglia, quella voglia di raster, quella voglia di effetti parallattici raster che proprio non conosce misura. Che male ha fatto Shadow of the Beast alla storia del mondo con tutto quel parallasse. A quel punto qualsiasi sviluppatore occidentale voleva avere livelli di parallasse infiniti. Non potevi stare senza. Bello, guarda come entri nella grotta con questo background fisso, statico rispetto al parallasse. Quanti modi di usare la grafica del Commodore. È veramente versatile. Io spesso faccio un po' il mona dicendo che il NES è una parete di merda. Ovviamente voi sapete che non posso dirlo veramente fino in fondo seriamente, insomma, perché comunque anche il NES ha fatto cose bellissime. Per esempio ci sono tantissimi giochi, uno, Little Samson, che usa molto bene la parete del NES, e, a parte queste battute, ma il Commodore aveva sta parete infelice in teoria, perché se guardi la parete del Commodore di fila dici ma che cazzo ci faccio con questa roba da sparare, tristezzona. E invece ha un sapore il Commodore che vedi un'immagine e vinci, sai che è lui. Così come d'altro canto anche il tanto vituperato da me NES, cioè non hai dubbi. Ed era importante in 8-bit riuscire ad avere una personalità della palette che la rendesse distinguibile da tutto il resto. Lo Spectrum, per esempio, immediatamente distinguibile da tutto il resto. Vabbè, insomma, adesso basta trollare, super squalo. Bello, questo, mi piace questo gioco perché sono morto. Mi piace questo gioco perché contemporaneamente over the top, come James Bond, d'altro canto, ma anche se molto serioso, come James Bond. Quindi, veramente Data East qui ha fatto un colpaccio. Mi è dispiaciuto che non hanno fatto meglio, quindi Data East poi sono andati un po' in merda facendo giochi del cazzo. Però anche Edward Randy era un bel gioco, sempre molto cinematograficoso. Cerchiamo di non morire. Le pinne gialle, questo è il famoso tonno squalo pinne gialle. E fatti una bella tagliata di tonno. Gnam gnam. Manca il palombaro, stil grande conversione. Vabbè, aspettiamo qua, famo notte? Vabbè, direi che può bastare. È stato bello, ma andiamo avanti, anche perché il tempo va passando le ore. Ah, Georgetown Warehouse. Funky, funky. Ciao Shrapnel, ti vedo solo ora. Mi domando come la Ocean potesse programmare simili capolavori assieme a Terrificante Obrobri. Beh, Ah! Bellissimo. Questi molto Team Falling, questi. C'è il cameo di Carno, devo andare avanti allora. Devo vedermi il cameo di Carno, ma c'è sempre il cameo di Carno. Adesso se vuoi dopo gioco a Dragon Ninja c'è. Ah, quello è il cameo di Carno, è vero, lo vedo solo adesso. Oh, adesso c'è la Golden Gun, non spara più. Attenzione, ho preso la Golden Gun, non spara più. Ah, perché spara pallocchi, ok. Successe salta, ragazzo. Ah, sono ancora vivo, wow. Anche Green Beret si poteva fare meglio, non era buttare via, ma insomma, si poteva fare molto meglio Green Beret. Cioè Green Beret lo potevi fare uguale su NES. E vabbè, sono morto così. Esiste una conversione arcade di Bembero Bang? No, non esiste, non è mai stato convertito per nessun sistema. Pensa che cosa buffa, e noi sappiamo perché. Sappiamo perché non sia stato convertito, sappiamo che sarebbe un gioco che merita tanto per quella sua quirkiness, ben vero bello, un gioco di Taito, tanto che mi viene voglia un po' di stai tranquillo. Cose misteriose, ve la butto là. Nel 1983 la S-War fa la conversione di Rootin' Tootin', che è, se non mi sbaglio, un gioco della Data East per il cassette system, quindi senza nessuna ragione, non si capisce perché Bryce Nesbitt sente bisogno di fare questa conversione. Tra l'altro la fa pure bene.
Questo è un gioco sconosciuto, ma ci sono tanti giochi veramente strani. Scusate. Ah, vedi? Sparo note. Divento blu. Divento blu e passo oltre i nemici, sì, ma per poco. Comunque, insomma, Rooting Tutti, un gioco della Data East sconosciuto che non abbiamo sicuramente mai giocato nella storia, pensate, di Kenobi's Watch Production, e lo giochiamo qui in questa versione molto carina per Commodore 64, un gioco mai visto all'epoca, la ricchezza infinita dell'infinito mondo di cose infinite che non conosci e che infinitamente ti stupiscono. Questa musica, questa melodia melodiosa, anche se un po'... Ah! Ho preso una cosa tipo Bomge che adesso gli uccido tutti, tipo Pac-Man anche. Prendo anche le stelle e muoio. Le stelle non andavano prese. Però bello, bello, e lo dico con affetto. Con i pentagrammi labirinti, ma che carino, ma che carino. Rooting Tutti. Bello, preferivo non conoscerlo, dice Scarax. Ma perché non sei, sei un uomo, sei giovane, sei del 73. No, aspetta, io sono del 74, quindi questa cosa non torna in effetti. Ah, è Pac-Man però col vaffancuore. Bello, in effetti è un po' una merda. Comunque bello, bello, un po' una merda, ma bello. Vabbè, dicevamo, non dimentichiamo quello che abbiamo detto prima. Prima dicevamo... Non mi ricordo, prima avevo detto una roba Konami, Konami, Konami. No, basta Konami. Avevo detto un'altra. Cosa avevo detto prima? Cristo, Gianluca, cosa avevo detto prima? Non mi ricordo più. Porca miseria, Motos, avevo detto Motos, com'è Dragon Spirit su Commodore 64? Non lo so, è Guzzler? Non è Guzzler, Guzzler paradossalmente non è Guzzler, Guzzler è un gioco che non c'entra un cazzo, Guzzler è un gioco della Tecan, programmato, creato tra l'altro da Tsuruta Michitaka, l'autore di Bomjack, Bomjack, basta, 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 Bomjack, affrontiamo uno dei più grandi problemi mentali della mia vita, il fatto che Bomjack faccia cagare. Basta, lo affrontiamo, lo viviamo, lo superiamo. Beh, Scarax 73, Gutsler da sala è molto bello. E questo in realtà non era Gutsler da sala, ma era una conversione tarocca di Super Pac-Man. Quindi era Super Pac-Man, ma si chiamava Gutsler. Lascia stare. Dantesco. Luri di Tricycle. Tricycle. Sì, lo stanno programmando da 20.000 anni nella conversione di X. Ho anche fatto una figura di merda col programmatore di Bomjack DX perché gli ho scritto e gli ho detto: guarda, grandissimo, però non sono tanto d'accordo con la tua scelta di sostituire il round 16 che ha quel mangi, no? La svastica invertita, ovvero la svastica e il mangi invertito. E praticamente la planimetria del livello 16 di Bomjack è una svastica, cioè un mangi in realtà, il simbolo buddista. Io ho scritto e ho detto: guarda, perché hai cambiato? Avevo visto che aveva cambiato con un'altra scritta a quel livello. Io ho detto: non è la svastica, non c'è bisogno di cambiarlo. Non è che insomma. E lui mi ha scritto e mi ha detto: guarda, la mia famiglia è stata sterminata dai nazisti. Per cui, se permetti, anche se non è una svastica, sembra proprio una svastica, e magari anche non ce la metto. E io ho detto: sono uno stronzo. La vita è anche questo. La vita è anche questo. Internet è anche questo. Fare figure di merda. Però questa è bella grossa. Potrò farmi i cazzi miei, no? Se uno sostituisce un mangi, Quindi. Che cazzo? Però Mark Cooksey qua si esprime, cioè questa musica non è male. Il gioco è terribile, il gioco è la tipica cosa drammatica, come potete vedere. Cosa terribile di essere ingiocabile. Però puoi fare così e fare un sacco di punti. Problemi con i digit, chiaramente. Veramente merdifero. Tra l'altro è tutto rotto, cioè ha tantissime cose cannate del gioco originale, proprio tanto cannate. Adesso però io non riuscirò mai ad andare là.
l'ho fatta, perché comunque sono un buon giocatore di Bomge, che ricordiamo, quindi anche di fronte ad una rilevazione di collisione imbarazzante riesco comunque a difendermi e a ottenere dei risultati. Che paura con questo ritmo, ragazzi. Alberto Retro, giocheremo anche a Bombo tra pochissimo, perché voglio fare una comparata tra Bomge e i suoi cloni. Qui Meta solo, dice giustamente Yachi, per Mark Ox è abbastanza in forma, che rifà Mark Bernard Hollande, no, che rifà Jean-Michel Jarre. Dio mio che fastidio la rilevazione di collisione, quelle bombe rosso su rosso, complimenti. Vabbè, chi se ne frega. Chi se ne frega di giocare bene a Bomge per Commodore 64? Vediamo, è interessante però, perché io da quando giocavo a Bomge per 64 sono diventato un discreto giocatore di Bomge. Discreto. No, certo, Gianluca Folì, ho fatto bene a scrivere, però effettivamente di fronte a una testimonianza reale di un problema che lui ha e che lo tocca in maniera molto violenta, ho detto vabbè, forse non è il caso di, io Cristo, non è il caso di infierire, perché a volte la razionalità viene ottenebrata dal dolore che generazione dopo generazione ottende e ottenebra la appena questo si rivelerà, che palle, veramente, guardate quanto è rotto, quanto è rotto, mamma mia, l'invasione di collisione, portami via e muore. Grossissimi, cioè potevano fare un personaggio grande come i puffi del ColecoVision, già che c'erano, cioè cos'è sta roba, che schifo, che orrore. L'uccello che cerca di cambiare direzione, comunque ho preso 2000 punti, poi tutto sbagliato, come 2000 punti? Questo è veramente agghiacciante, signore. È stata un'offesa alla mia generazione fortissima, un'offesa che forse non ci meritavamo. Però lei me la merito, tanto per... Avete sentito quel suono? L'avete sentito? Avete sentito la vergogna assoluta di quel suono? Quanti sprite riesci a tenere sta roba? 4 e fammi un piacere. Vabbè, vaffanculo. Prendo anche la P, forse. No, è impossibile ovviamente uscire perché occupano 500 km questo. Mamma mia. Adesso proprio lì, cioè, capito? Stanno tutti là, appaiono là. Non è che se io mi sposto di qua, appaiono di là. No, appaiono sempre di là. Perché è rotto, perché è rotto. Ah! Ci sto provando. Questo balletto è insopportabile. Però è giusto, uccidiamo i nostri idoli. Oh, Maria Bella. Ma che cazzo. Che disastro, che disastro. Guarda, poi tra l'altro quelle palle che non seguono nessun pattern logico. Le palle devono rimbalzare su un asse orizzontale e spostarsi su un asse verticale. Badineri. Pam 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 pam. Bah! Johann Sebastian Bach. You are an ace bombjacker. Sì, ma voi non siete, non metto neanche nome in classifica, fate schifo. Quindi, abbiamo detto, ci sarebbe Bombjack 2, che è quella cosa orribile apocrifa che ha fatto ad Elite come Frogger 2, solo che Frogger 2 era decente, Bombjack 2 non lo mettiamo neanche. Vediamo Bomb Runner, che non ho mai provato, ma ero curioso di vedere com'era. Bombjack e Bubble Bobble, anche con Steam Goblins, i giochi più importanti della mia vita, secondo me il trio perfetto. Potrei quasi darti ragione, perché... Sì. Bomb Runner, sconosciuto gioco dell'86-88 della Markham Technic, pubblicato sulla rivista tedesca, quindi è... non voglio niente, non ho bisogno di niente. High Score Saber, sì, va bene, ok, benissimo. F1, F3, sta, dove sta? 3, 2, vai. F7, no, voglio cominciare. Non si capisce niente, così. Bomb Runner 86. Ha tutti i pattern sbagliati, chiaramente, per questo riesce a essere, è vero, più brutto di Bombjack sotto un profilo estetico, ma sapete che paradossalmente è più giocabile questo che non Bombjack Ciccio, che non Bombjack quello.
Quella è la P, secondo voi, proviamo a prenderla. P, 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 P. La P però non voleva, avevano paura di... Non era la P, non era la P, era effettivamente un nemico. Sembrava la P. È quella, direi che è la P. Che carine con queste faccine. Senza musica, Maria Vergine Santissima. E si va allo stage 6, inspiegabilmente. Vabbè, ritiro tutto quello che ho detto, fa proprio schifo. Guarda come lo fai, come la fai a prendere quella bomba? Guardate quella bomba, come fai a prendere quella bomba schivando le altre? Ma siete pazzi, cioè, io vi perdono tutto, vi perdono la mancanza di uno stage, vi perdono, non vi perdono un cazzo, morite. Molto bello. E adesso uno dei miei preferiti, il gioco che mi diede speranza, nel senso che a un certo punto trovai su una cassetta d'edicola di Federico Canetta, Labirinto, la cassetta della Systems. Allora, Andrea di Bombcheck Twin non mi sembra che tu abbia mai parlato. Lo apprezzi o disprezzi? Dovendo scegliere, lo disprezzo. Non lo disprezzo in maniera profondissima. È un gioco ben fatto, con una bellissima grafica, molto curata, due giocatori. Ma la grafica, cioè, ma il gameplay, la purezza del gameplay di Bombcheck originale è per me insuperabile. Ho già litigato questa settimana su questo. Pensate, viviamo in un mondo in cui effettivamente io posso aver già litigato questa settimana sul tema preferisci Bombcheck o Bombcheck Twin? Ed è vero, lo trovate su Arcadian. Quindi Federico, ah ciao Caterina 99, quanto tempo? Hi, you're Hi. Ah, quindi andiamo a vedere. Labirinto, quindi produzione italiana ed è un clone di Bombcheck. È un clone di Bombcheck, ma non è male, non è male perché, cioè, oddio. Quando l'ho giocato l'ultima volta nel 1987 non era male. Adesso ci sono semplicemente gli specchi di Xevious Viola che mi inseguono mentre io faccio le mie cose con una difficoltà pressoché nulla, un piccolo diavoletto. Ma la cosa più bella, la nota più bella, as you can see, the Italian guy who programmed this game did not understand that it was bombs, but how the same many people thought he thought that it was apples. Apples. It's not apples, it's bombs. Hence the name Bombjack. E non Applejack. Applejack, tra l'altro, secondo me esiste un gioco che si chiama Applejack. La fatica con cui sale è veramente. E niente, momento trashone, ragazzi. È andata così. Mi sento un po' circondato, ma fedele al fatto che almeno è più giocabile di Bombjack. Guardate quanti anni 80, quanti anni 80 questa grafica sullo sfondo. La palla di Impossible Mission che ti segue è la morte. Veramente affascinante, perché comunque è più giocabile di Bombjack, intendo su Bombjack per Commodore 64, perché almeno le hitbox sono sensate. Vedete, questa è una hitbox pulita, poi il resto fa la tenerezza di un ragazzino occhialuto ma nerboruto. Immaginiamocelo così, occhialuto ma nerboruto, che nella sua cameretta crea questa roba e poi la vende magari per 200.000 lire alla Systems editoriale. E moriamo così. Fine del gioco. Come Bombcheck, avete visto il game over che raggiunge il centro dello schermo. Bello, quindi finiamo questa bellissima carrellata con Bombo, che probabilmente è il migliore anche per la musica di... Molto leggibile, dice Francesco Bicci. Sì, c'era un attentissimo studio di user experience per creare una grafica che stagliasse. Bombo, dell'Arino 1906. E lode, lode al grandissimo. Perché la musica, correggetemi se sbaglio, è di Ben Daglish. Io credo almeno, qualcuno mi può confermare. Bimbo Bam, il nome da edicola. Fruit was very important in 80s video games. Absolutely, it was the thing. Fruit was the thing. It was cool. Fruit was cool. In the 80s, pineapples, bananas, apricots, it was cool. Okay. Let's go. Eravamo in tre somari e tre briganti. Vabbè. In realtà, in questo momento provo un po' di disgusto rama. I remembered it better.
I love the fact that he has a totally different face when he's in front and when he's in fanculo. Però la musica è... Niente, alla fine fa cagare anche questo. Diciamoci la verità. Il Magnemite in realtà prima di Pokémon c'era già in Bomb-Jack, quindi... Sapete quando non hai voglia assolutamente di fare il bonus? Questa città grigia, guardate che sta, questa atmosfera grigissima. Non scendono mai loro, sti pacciocchi qua, sti poveri ragazzi con problemi. No, non scende mai, io invece muoio con queste game over, anche, come, anche lui come in Bonge che fa apparire le game over. Bello, anche solamente l'idea che uno che ha della Rhino Software voglia farla scrivere così. Le bombe pelose, quella specie di peluria sopra che ricorda un pube mal rasato. Ma che schifo. Mi è passata la voglia di giocare. Perdonatemi. Abbassa un pelo il volume del gioco. Sì, ora lo farò, avete ragione. Intanto Caterina si è abbonata per 9 mesi. Grazie, grazie, grazie Caterina, grazie. Il personaggio si muove come Totò nei panni di Pinocchio. Siete dei mattacchioni. Allora, adesso, vabbè, adesso vediamo un po'. Dai, dite, guardate attentamente. A voi la scelta. Guardate, scegliete il publisher. Scegliete solamente il publisher. Tra quelli che vedete qui nella lista, scegliete. Scegliete quello che vorreste giocare. Avevo detto Alien System. È vero. È vero. Avevo detto Alien Syndrome più che Alien System. Dopodiché Starlex Nosk ha detto Taito. Quindi Taito, Sega, Nichibut, Maron, mia. Aspetta. Mamma mia. Shrapnel però, Irem c'è qualcosa di, c'è qualche buona conversione, non so come sia Ninja Spirit, potremmo quasi provarla per avere un brivido, ma prima è giusto quello che è giusto, avevo detto Alien Syndrome, e dopo andiamo avanti quindi in ordine con Taito, questo è Sega, Nichibutsu Micifico, vabbè insomma un po' tutti, dai adesso giochiamo uno di ogni cartella e poi andiamo a dormire, tac, tanto per giocare uno di ogni cartella ci vorranno almeno tre quarti d'ora, quindi perfetto, Alien Syndrome. Due dischi addirittura in sindrome, veramente. Ma che davvero? Ah sì? Vabbè. Quindi mi sa che devo anche montare il disco in maniera violenta, dai. Vorrei giocare in due, ma... Fabio mi ha anche detto, dai, vengo stasera, ti vengo a trovare. E gli ho detto, guarda, non credo che tu riesca ad entrare in casa. Ci sono dei cumuli di macerie, post serate PCB. Dovrei mettere un po' in ordine, in effetti. Mi sto un po' lasciando andare, ma con la vecchiaia succede, la solitudine... La vecchiaia porta inevitabilmente all'uso di alcolici e ad aspettare eternamente un caricamento che non arriverà mai. Mai! Mi doveva portare il Trinitron da 14 pollici, ma io sto giocando su un Trinitron da 14 pollici. Il problema è che questo Trinitron da 14 pollici l'ho comprato nel 2000, quando la puttana di quando la mia ragazza di allora, insomma, una lunga storia, mi aveva detto, li ho presi un po' da vari posti, passerotto, li ho presi sia da CSDB sia da Game Bay, a seconda del caso. Ma no, mica avuto, cioè che catanese non potrei mai dire cose brutte di lei, ci mancherebbe. No, una ragazza con cui stavo, insomma, che mi ha costretto a prendere una TV perché non sopportavo che non avessi una TV. E poi comprando la TV, cosa è successo? Ho cominciato a riprendere fuori il computer, a riprendere le cose, è stato un disastro. Eccomi qua, tutta quel basso, quindi mi metto su, quindi salutiamola. Mua. Quindi ha 20 anni questo televisore quasi, Bortolotti ha trovato dal suo medico, dal suo dentista mi pare, non lo so, un tubo catodico uguale a questo, un Sony Trinitron 14 pollici, ma con una ora di utilizzo, un'ora di utilizzo, e me lo regala, pensate. Intanto guardate che bella questa intro aeromaideniana, chissà come hanno fatto questo effetto di colori colorati in sovrimpressione ad una font, vabbè, non lo so, avanti. Turn Discover and press space, c'hai ragione anche tu.
E lo facciamo, montiamo, questo si può fare con la Ultimate, come vedete, possiamo montare il disco, premere spazio, montato l'altro lato del disco, quindi tutto funzionerà. Più Venom che Maiden, mi dicono, giustamente. Davvero, quella, credevo che quel font in alto fosse esattamente il font di Iron Maiden con tanto di... To save the scores in this game, you have to press the SK in the game, non mi frega niente. È così. Flavio Salmi ha iniziato a seguire il canale proprio su... No, cos'è? Non voglio, no, non voglio niente, basta. Non compro niente. Ha iniziato a seguire il canale proprio mentre stavo giocando ad Alien Syndrome, quindi è un segno, è un segno. Tanto molto comodo da 14 pollici, misura in gombro perfetti, ottimo anche per ribaltare in Tate. Esattamente, infatti io ho due televisori, un Trinitron molto più grande di là, che però uso solamente quando voglio per i cazzi miei giocare con i PCB orizzontali, ma per le verticali uso praticamente sempre questo. Ma che raffinatezza, guardate che quel non so disegnare, ma un po' sì. Vabbè. Vedete, si sono triggerati, è bastata una character satanica e tutti i satanisti sono triggerati, ma ragazzi, avete la mia stima. Allora, vediamo un po'. Musiche. Non ho mai giocato su Commodore 64, quindi sono impietoso. Sta caricando o sta facendo finta? Niente, bisogna schiacciare un tasto. Io chiaramente scelgo la donna perché sono donna dentro. Your mission: use font large, very large fonts to say something important. Ok, round 1, go. Vediamo un po', tanto cantato, tanto lodato sulle pagine di Zap, quindi vediamo un po' se è vero. Vediamo se è vero. Questo qua lo stiamo giocando col tempo di caricamento reale dei floppy del 64. Ciao, ti raccolgo. Bello. Che pregevolezza. Scrolling fluido. Scrolling un po' lento, questo non è neanche un push scrolling, è proprio lento. Belli sprite. Tra l'altro sono, cioè, sono più su, vabbè, è lento lo scrolling, però ragazzi, questo non è push scrolling, questo è semplicemente che lo scrolling non riesce a tenere testa alla velocità del giocatore. Già l'originale ha dei problemi con lo scrolling, soprattutto giocando in due. Muore un po' alla Ikari Warriors, vabbè. Questo in due deve essere una figata, guarda. Che belli questi marroni, gli enormi larvoni marroni. Hanno un colore molto più disturbante del gioco da sala che già li aveva, ce l'aveva disturbato. Allora. Bello, bello. Baby. You're driving me crazy. Posso uscire? No. Every time I look around, every time I look around, see my face. Sai cosa farò? Mi terrò i vermoni dietro. Che truccone, così. Tenermi i vermoni dietro, non mi appariranno davanti, invece il cazzo, perché sono apparsi tantissimi, quindi giustamente lui gestisce gli sprite, io ammazzo tutti, perché credevo di fare il furbo come succedeva in The Ninja, il trucco bellissimo di Tringhi che si portava dietro per tutto lo schermo all'infinito della gente. Ma io dove sono quelli che mancano, ho pulito un po' qua, ma è ancora bello grosso, eh. Cazzo, giocabile, bello. Questo era il Commodore che mi piaceva. Non necessariamente grafica super pompatissima, anzi, sono abbastanza un po' merda, ma super leggibile, sprite molto chiari. E allora, è questo alla fine, non quello che vuoi, la giocabilità. Ah, questo era sempre bello, eh. Muori, muori, merda. Scusate.
lascio prendere le mani, mi lascio prendere le mani ogni tanto. Proviamo anche questo. Dove sono io, Crystal Ball, dove sono? Che succede? Come 9, 8? Cosa sta succedendo? No, aspetta, no. Non fate così, stavo pensando a tante cose. Non... io penso che fosse una cosa tranquilla. Notte Roberto, buonanotte, Liquid Plumer, grazie che sei abbonato, grazie mille, 17 mesi Liquid Plumer, grazie, guarda che sciccheria. Mamma mia, uguale coi Nop, fighissimo. Tanto va anche a ritmo, il piedino. No, però bello. Bello, 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 bello. Cavolo, molto bello, molto bello. Preferisco di gran lunga questa conversione rispetto a un Alien Breed su Amiga. Ti do perfettamente ragione. Mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto così tanto che sento il bisogno di guastarmi il sapore con Altered Beast per Commodore 64, che secondo me è una merda. Magari non lo so, magari sarà bellissimo. Adesso vediamo com'è. Buonanotte anche il Forgets. Mentre noi qua, For Game Intro, dai, guardiamoci la Game Intro di Altered Beast. Alle volte devi premere di più. Ulala! Ulala! Ah, però qua c'era qualcuno che ha voglia di Cracktro, e guarda che voglia di Cracktro, ulala! Con tanto di logo giapponese. Bene, bene, musica di Martin Walker, ma non può essere tanto brutto. Cracker by the one and only Snake of Genesis. Oh là là, che roba. Ci credevano duro, eh? Però questo è solo l'intro. Mi sa che devo andare su un altro file. Cioè, devo fare qualcos'altro di diverso. Tipo così. Per andare a prendermi e mettere il gioco. Perché Altered Beast ha tutto sto culto? A me non è mai piaciuto. Ma a me è piaciuto per almeno mezz'ora in sala giochi. Il tempo... Ciao, Wavraf83! Grazie che stai seguendo il canale. Siamo gente vecchia. Che facciamo giochi vecchi. E in questo momento stiamo facendo una serata specifica dedicata alle... ok. Stiamo facendo una specifica serata dedicata alle... conversioni. Conversioni da sala giochi. Conversioni da sala giochi per Commodore 64. Vero Commodore 64. Questo qui... Ah, scusa! Gli ho tirato un colpo dentro con la mano. Buonasera, buonanotte anche a Cantastorio Beghelli, e tanto canto è lunedì per tutti, intanto abbiamo una bellissima righetta che mi fanno impazzire, il caricamento è andato in bomba chiaramente, e l'epilessia, e guardate, Yoromoz Ita sta ostando lo stream in questo bellissimo momento, grazie Yoromoz Ita, mentre le righe del Commodore 64 passano, vabbè, è un segno, non dobbiamo giocare assolutamente, non dobbiamo giocare Altered Beast, possiamo guardarci l'immagine e sognare quanto poteva essere bello guardando questa immagine, anche no, quindi benissimo, ma dicevamo... Nichibutsu, no items, non ho ancora messo niente, sono circa un quarto della ricostruzione della mia collezione di coin-op. Quindi dicevamo, andiamo, voglio vedere le cassette a nastro, potrei morire, guarda, io potrei quasi fartele vedere. Devo fare un po' di strada e far vedere i miei pantaloni della tuta da lungo de gente, ma per te che sei appena arrivato posso farlo. Vediamo cosa c'è qua in questo armadietto. Se c'è qualcosa di interessante. Beh, questo armadietto così, un po' a caso, però c'è qualcosa di interessante. Qualcosa che potrebbe titillare i vostri ricordi. Ho trovato una cassetta non pirata, ho trovato una cassetta originale, ho trovato Bubble Bobble per Commodore 64 in versione non economica, ma scusate appunto i pantaloni da lungo degente, ma la vita alle volte è così, è indegente. Indegente, eccolo qua. Quindi siamo, li abbiamo. Che regia, si vede nel riflesso. Allora, dicevamo, Terra Cresta non ce l'ho, sono arrivato fino alla E, più qualche cosa casuale qua e là, però ci sono due cose che volevo fare che non ho fatto la volta scorsa, perché non ci sono riuscito. Una è giocare a The Ninja Warriors, e voglio farlo, quindi lo faccio.
quindi lo faccio vedere com'è The Ninja Warriors per Commodore 64. Quindi vediamo. Ah, your mom, you have Bubble Bobble for Neo Geo Pocket. Wow, Bubble Bobble for Neo. I guess you have Puzzle Bobble for Neo Geo Pocket. Is there a Bubble Bobble for Neo Geo Pocket? Really? Ciao, ciao Vito. Ciao Vito, ben arrivato. Buonasera. Vito uno di noi, Jacques 85. Jacques 85, eh? Ah, you have Puzzle Bobble. Guarda, Danilo so deterministic. He knows. Dan Hero knows shit, man. He knows a lot of stuff. Danilo is amazing. I want to sing a song for Danilo, but I cannot because it's late and so I will play it like this while I wait for the Ninja Warriors to load. Nostalgia. Ah. Now you have my attention. Notate l'attenzionissima. Così, è un'immagine di Ninja Warriors, tanto per dire. Fast load the packing, yes. Unlimited time, no. Unlimited energy, no. No. Ninja start, yes. Sprite cheat, no. Commodore to skip level, yes. Fetch to fill up the Ninja Stars, no. Space to fill up energy, no. Starting level, 1. Vai. 1. C'è Daddy Malk, ok, Freck. Vediamo un po' com'è. Freck, yes, Freck. Freck, Freck, no? Tu stack, stick that. Allora, Scar 73, per cui tu andrai in minuta alla fissa di Zuntata e sto comprando qualsiasi cosa su iTunes. E hai tutto il mio rispetto per questo. Si meritano veramente i tuoi soldi, perché sono bravi. Amica, sì, questa è The Sales Curve, ma credo che anche questa sia fatta da Sales Curve, eh. Anche questo in realtà mi sarei curioso di vederlo come su Commodore 64 e se caricasse mortacci sua lo scoprirei come su Commodore 64. Eh sì, Natsume sta facendo Ninja Warriors Again Again. Dovrebbe chiamarlo così, Ninja Warriors Again Again. Sentite che magro che è il suono, thin. Ci provano. Vabbè, andiamo. Dov'è la musica? Ma no! Ma no! Dovevo mettere la musica, no? Non ho messo la musica. Mamma mia, che salti! Eh beh, giustamente però in effetti riduce. Ma no, non ha senso, sto salto non ha comunque senso. E non solo non ha senso il salto, ma non mi fa nemmeno una capriola quando tengo in. Ma cosa sta succedendo? Aspetta, cioè, sono sempre fermo qua. Vabbè, insomma. Forse quello amico è un po' meglio, eh. C'è comunque l'attenzione ai dettagli, per carità di Dio. Ma anche qua la musica è favolosa, solo che probabilmente sono partito senza musica perché sono stronzo. Un grande classico. Quindi senza musica di colpo il gioco, ma anche il gioco da sala giochi, se lo giochi senza musica diventa completamente inutile. Quindi grazie, 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 grazie The Ninja Warriors. Sono diventato l'omino blu, attenzione, colpo di scena, ho fatto delle cose, sono diventato l'omino blu, ora divento l'omino rosso, ora ho fatto esplodere il gioco. Va bene, è stato così, è stato bello, tanto. Vabbè, poteva essere peggio, poteva essere meglio, grazie. Va bene, questo e poi volevo giocare a Slap Fight, ma perché? Perché l'altra volta alla fine non ci ho giocato e questa cosa mi è rimasta un po' qua. Quindi voglio fare una partitina a Slap Fight. Ninja Warriors. Vabbè, questo abbiamo sentito l'altra volta con grandissimo gaudio. E stavolta riusciremo anche a giocare perché è una versione che dovrebbe funzionare. L'altra volta abbiamo giocato a Slap Fight, ma si andava solo in su e in giù, non si poteva andare a destra e a sinistra, quindi per uno shooter era un po' una merda. Non voglio niente di tutto ciò. A questo è quello che mi chiede le cose. È la stessa versione l'altra volta. Allora, se non funzioni ti spacco le gambe, giuro. I will start with speed. No. I will start. Fatica mentale fortissima. No. I will start shield invincible. No. Wing, no, no, extra weapons on function keys, no, reset i scores, no, va bene. Oh,
Music and FX. Vai. Oh, lo vedi che funziona. Lo farei pronto, vedete il ditino pronto con lo spazio. Mamma mia, come dicevo a qualcuno, l'unica grande pecca che ha questo gioco su Commodore 64 sono gli sprite veramente inutilmente grandi. Adesso ho fatto gli sprite di 3 pixel più piccoli, 4 pixel più piccoli, avevano un capolavoro totale. Comunque è fighissimo, eh. Musica di Martin Gower, che dicevo, in questo caso fa un lavoro di conversione molto bello. Storto, scusate, porchi mondo, bello anche con quel fade, che bello è quel fade, quel dither d'uscita. Oh cazzo, ma oh, che violenza inaudita. Attenzione, è arrivato Liquid Plumer, notissimo fan NES, che apposta dice che la paletta del Commodore 64 è brutta e mi fai perdere. Non si dicono queste cose così, a freddo. Eh sì, bello su Mega Drive, molto bello su Mega Drive, quell'extra mode, veramente figo. E d'altro canto è un gioco di Toaplan. Anch'io l'avevo finito, Slapfight su Commodore 64, pensa, anche perché è molto più corto del gioco da sala. Vincent ha iniziato a seguire il canale, grazie! E Strini, Galway, capito che sei Galway? Dai, adesso che abbiamo preso il ritmo, si va. Seri. Durissimo comunque. Volevo prendere il laser per farvi sentire che libidine il suono, la musica che si distorce quando prendi il laser. È una roba fantastica. Abbastanza veloce adesso da andare contro i proiettili, chiaramente, ma anche schivarlo. E dopo non c'è il trucco da sala giochi per cui se ti schianti all'inizio diventi fighissimo con tutti i wing eccetera eccetera, ma va bene, voglio solo farvi sentire il laser. Mamma mia, che violenza di spari che avete, ragazzi. Non mi ricordo più da dove vengono. Da su, da giù. Da tutte le parti, tendenzialmente. Vedete come basta una partita per cominciare un po' a prendere la manella? Bello, un po' Seuk, un po' no. No, non voglio la wing. Non voglio la wing. Voglio solo che non mi uccidiate con questi super spari di merda. Di qua. E anche di qua. È bello, quando ti dimentichi che con Commodore... Sentitelo. Questo è il laser. Che fa da distorsore. È bellissimo. Cioè, lo so se è bellissimo, ma da bambino mi faceva impazzire l'idea. E poi muoio, però volevo solo farvi sentire questa cosa, ci tenevo. Buona serata da Malta! Cioè, buona serata anche dall'Italia a Malta. Vabbè, comunque, bellissimo, bellissimo. Veramente un super gioco. Bella conversione. Meglio di quanto mi ricordassi, vi dirò la verità. Un po' greve ogni tanto graficamente. Però insomma è una roba. It looks like a sonic wave, it's true. In fact it's a kind of magic. So we said Nichibutsu but not. We said a lot of things. Universal. Universal Atomic Robokid, ulla miseria. There is an interesting thing here. Why I speak like if I'm from Far East? I don't know. But Mr. Du Castle or Mr. Du? Mr. Du.
A little moment of Mr. Do. Let's start with Mr. Do. Mr. Do, in fact, is a weird thing because it's another game that did not. Non so perché parlo inglese, scusatemi. Nintendo c'è un po' di roba, però Mr. Do è interessante perché non c'era praticamente, era molto molto raro. Mr. Do della Datasoft. Grazie, remember. Scusate se vi secco così, ma il tempo è tiranno. Forse c'è un bel braccio di ferro. Non potrebbe essere l'ultimo gioco, braccio di ferro. Potrebbe essere l'ultimo gioco perché uno dei primissimi giochi che ho avuto. Faster Loading Powerball. Ma che cazzo sto giocando? Che gioco è? Che cazzo? Ah sì, ok, mi serve. No, non voglio niente. Vai. Ah, questa versione di Mr. Do della Datasoft, quindi gente coi controcazzi che ci hanno dato Bruce Lee e tante cose bellissime, tra cui anche Juno First per Commodore 64. L o R for player one right handed. Ma che cazzo? S, ok, vabbè, F7. Ed è una conversione pazzesca che però noi non avevamo. E non avevamo neanche la porta del joystick giusti, mortacci vostra. Quindi parte in difficoltà con una vita in meno. Vai! Sentite di nuovo, la musica ci rivela che si trattava di una conversione pensata per il mercato americano. Infatti la musica è più lenta. Vabbè, ho giocato un po' la cazzo. This is Mr. Do, it's one of the best universal games ever. Soka. Soccate fortissimo, molto bene. Lovely game. Lovely game, and if they were a little bit faster into going out of their trap, I could take their wonderful bonus and the mania mania appear. You see those ones? We called it eat eat, mania mania. Gobble gobble. Tac, tac, e sei subito in pole position. Guardalo qui. Stilosissimo. Barabababa. Ah, questo gioco ricorda molte altre cose, ma questo e Dig Dug sono praticamente contemporaneamente i nascitori, i progenitori, i creatori, i figori che hanno creato il genere Scava Scavas. Quindi, respect. Questo anche per fare extra. Chissà se veramente si può fare extra nella versione per Commodore. Intanto magno, vado. Cosa mi manca per fare extra? La E e la T. Guarda, oh, che raffinatezza, che conversione con i super fiocchi, con le scenette pure. Digger was a PC game which has been recently converted also for the Commodore 64, but was in fact a MS-DOS game. Digger who take a lot of stuff from Mr. Do and other games. Francesco Bici, non ce l'ho dell'Equalizer perché non ho neanche Wonder Boy, quindi sai che so di cosa parli, ma purtroppo non ho ancora messo su questa card perché ho scoperto di aver distrutto anni fa la mia collezione di giochi arcade. No, la T! Peccato, magari mi esce di nuovo perché non l'ho presa. Cogaz! Che dolcezza il cantante. Ho sbagliato. Ma li ho uccisi. Sì, ma è troppo lento. This was really made for NTSC. It's impossible to play in PAL. In PAL. Perché ti impala tutto. Very, very slow. Too slow. Vaffanculo. Perché non esce l'ultimo? Stronzo. Ecco che sto scendo. E ce n'è ancora uno. Donne, ce l'abbiamo lungo. Benissimo, finiamo anche questa. Stage 6, purtroppo per voi sono fortissimo a Dig Dug, quindi anche giocando un po' così alla cazzo, guardate che risultati che mi performa il ragazzo. Tac, lancia la sua palla nel cosmo e la lettera volante si appresta a colpire
ma lei per evitare l'impatto si infila in un buco ed un tragico errore perché muoio. Perché muoio, bello, bello. But in Europe we did not play this one, but we play once again the cover, the plagio della Interceptor Micros. Quindi Interceptor Micros in 1984 did this wonderful clone, Mr. Dig, which was made much more faster, in fact. And it's really, really the same, but better. So, getting harder, fairly hard, extremely hard, masochist, le masochist. Giochiamo subito a livello masochist. Cracked by the Panzer Division 1987, non si può guardare. Ok, livello masochist è effettivamente masochist. Yellow Magic Orchestra totale. Ho scelto il livello masochista e come potete vedere effettivamente il livello masochista è da masochisti. Loro però hanno un'intelligenza artificiale da patacca e mi uccidono lo stesso. Quindi patacca il cacchio. Però era più adesso, l'ho giocato a una difficoltà completamente assurda, ma vi assicuro che giocato a velocità normale è un bellissimo gioco. Guardate come vanno a sedersi morti sulla seggiolina, è bellissimo questo dettaglio. Grazie, comunque lo guardiamo un'altra volta, abbiamo anche giocato, lo trovate in edicola con il nome di J-Pots. Allora, che ora è? 23:16, ci stiamo avvicinando. Sì, la musica, that music was the same as Digger's, yes, because Digger really sucked a lot of stuff from this game and from another game, which is by Namco, which is called Dig Dug, which is mostly the same, but now it's very slow, so I won't play it now. Invece, a sorpresa, giocherò a Metrocross, perché sì. Andrea, si potrebbe fare una serata mamma invertita con le rare conversioni su coi no, tipo Pitfall, Tetris, Boulder Dash, Load Runner e altri 5 praticamente. Sì, si potrebbe fare, non è niente male, come idea ci abbiamo pensato un po' di volte. Digger Stage Music was popcorn, yes. It was a mix between Pengo, Dig Dug and Mr. Doom, basically. Metrocross è un'altra bestia. Metrocross è un gioco della... No, non è la Metro Rossa. Non è la Metro Ross, Metro Ross. Ready yourself, però. Vediamo come ho detto Metrocross, un gioco veramente anomalo della Namco, molto amato in sala giochi, molto costoso. Vediamo come l'hanno convertito. L'hanno convertito nell'altra porta, oh, ma ogni volta, cazzo, però. Ovviamente adesso... Beh, l'hanno convertito bene. Allora, non è un gioco difficile da convertire, in realtà, Metrocross. È un gioco buffo, Metrocross, ma mi è sempre piaciuto tantissimo. Sta per esplodere tutto perché all'inizio purtroppo ho dovuto cambiare la porta del joystick, non è colpa mia, non vi arrabbiate! Ce l'ho fatta. Quindi è un gioco di corsa. C'erano più versioni di Metro? No, mi sa che ce n'era solo una di Metro Cross. Forse c'era un plagione, ti confondi forse con quel bel gioco che era Cosmic Causeway, no, come si chiamava? Shockwave Rider. Può essere? Basta respirare, dai, andiamo. Ma non era male, non l'ho avuto da piccolo e un po' mi dispiace, perché in realtà è convertito bene. Cioè, la grafica è orribile, però il gioco c'è. E poi succede così, dai, su, prendi lo skate, vai. Capito? Wonder Boy, ragazzi. Wonder Boy ha copiato lo skate da Metrocross, mi dispiace darvi questa notizia. Abbastanza ignobile per certi versi la conversione, ma lo stesso non riesco a smettere di giocare. Sì, forse poteva essere fatto un po' meglio, tanto sta per esplodere tutto. Comunque non è l'ultima puntata delle conversioni, perché io e muoio così, muoio folgorato in questo sprite strecciato, molto carino.
Cosmic Causeway, secondo me era. Guardate che carino con questi occhietti, quasi giapponoso, quasi kawaii. Ricordiamo che mercoledì ci sarà una serata kawaii ad opera di me e di Fabio Chiamami Bortolotti, di cui non abbiamo preparato ancora un cavolo, ma sarà interessante, secondo me, sarà interessante. Vediamo un po' cos'altro ci offre Namco. Io sarei tentato di provare a vedere un po' di cosette di Namco, ma resisterò. E andremo su Irem, come promesso prima, al buon vecchio Shrapnel, che non so neanche se c'è. Sì, c'è ancora. Cosmic Causeway. Era Trailblazer 2, hai perfettamente ragione. Quindi potrebbe essere Shockwave Rider. Potrebbe essere Shockwave Rider, che in realtà era molto diverso da Metrocross, però aveva questi pattern di losanghe e di cose. Allora, vediamo un po'. Posso giocare un po' a Kung Fu Master? Okay? Vedete che non ho ancora messo tutte le conversioni che volevo. Oppure a Ninja Spirit. Dai, vediamo come Ninja Spirit. Trattiamoci bene. Ci sta un gioco con uno schema di gioco simile, ma dove guidavi uno scooter. Ninja Scooter Simulator, penso che fosse, no? No, non voglio niente. Voglio giocarlo così, vedere che lavoro hanno fatto con questa conversione. Chris Butler, musica di Martin Walker. Quindi dall'autore di Ghosts and Goblins. Beh, complimenti subito. Ha già i miei complimenti, ve lo dico subito. Pensate che l'autore di Ghosts and Goblins che si lancia e fa questa bella cosetta. E io con lui, salto come un monello. Musica di Martin Walker, un altro che comunque sia come programmatore sia come musicista ha fatto delle belle cosine. E poi muoio così. Facendo anche un verso. Fa un verso come dire. Ce la vedrò. Ma bonus? Un po' di bonus qua, niente. Bellissimo quando muore faccia. Sì, Scarlax, c'è la giocabilità della versione da sala che mi stupisce tutto sommato. Non lo davo affatto per scontato, ovviamente non è semplicissimo giocare con il setup. Attenzione, ma ragazzi, guarda Chris Butler cosa ti ha fatto, guarda questo rampino fatto con i caratteri grafici. Che fa sì che tu possa muoverti al rallentatore, perché se sei premuto lui continua a lanciare il rampino. È bellissima questa cosa, quindi tu sei fantastico, tu lo voglio usare a manella, a rompere il gioco così. Vedete? Posso restare sospeso, ma questo non se l'aspettava, ma non ha saputo come gestire questa cosa. Mamma mia ragazzi, una di programmazione comunque. Dai su, guardate anche quelle belle esplosioni da fuoco d'artificio. Mi piace molto. Cos'è che bisognava usare qua? Non ricordo più. La spada, dai. La spada che para, la spada. Se mi dessero un altro di quei piccoli orbettini non mi dispiacerebbe. Ah, adesso sì che ti paro. Bello, guarda che. È folle perché veramente ha avuto una capacità di sintesi di molte delle feature del gioco da sala notevolissime. Anche con tutti i limiti, come vedete, grafici, ad esempio questa cosa la fa in quattro direzioni, non in otto, o meglio, la fa in quattro direzioni. Sublime. Ma bello, me lo giocherò con più calma. Adesso abbiamo visto un'esplorazione così. Moon Patrol, allora mancano 6 minuti, avevo promesso di finire con un gioco che è Braccio di Ferro e ce l'ho, peraltro ce l'ho,
Quindi finirò così con il braccio di ferro, perché faremo altre serate, se avrete piacere ovviamente di partecipare a questi momenti veramente di psicodramma mentale di un anziano che gioca col Commodore 64 ai giochi della sua infanzia, questa volta privilegiando non i giochi autoctoni del Commodore ma le conversioni, una cosa che non abbiamo fatto quasi mai, mannaggia al... Braccio di ferro. Braccio di ferro era considerato una conversione con i controfiocchi. Tra l'altro di un gioco discutibile, non è che Braccio di ferro fosse sto gioco incredibile, anche in sala giochi, con buona pace di Miyamoto. Però questa bella musichetta, guardate, senza neanche un minimo di anticipation, lui ti si cala. Il suono dei cuori quando arrivavano in fondo allo schermo rischiavano di morire. È una cosa che me la sogno ancora di notte. Guardalo, figlio di puttana. Dammi gli spinaci. Dammeli. Però il popopopo, i suoni bellissimi. Veramente era una conversione che catturava lo spirito. Immaginate tutte le conversioni della Parker, perfino la povera conversione che abbiamo visto prima di Circus Charlie, in qualche modo riuscivano a catturare una parte del film dell'originale. La strega bacheca, la strega bacheca. Stare attentissimi e attentissimi in cazzo, niente, è andata così. Qui veramente ricordi l'infanzia duri, quando la vita era ancora bella, la salute premiava la mia famiglia e tutto era bello. Allora, guardate il silenzio della casa, lo sciabordio del mare in fondo e questi jingle alieni mai capiti prima, mai esistiti prima, riempire lo spazio della casa, lo spazio del soggiorno, lo spazio delle finestre aperte, la primavera, il profumo del polline dell'85, poi tutto è finito. Tutto è finito, ma io prendo gli spinaci, divento verde e faccio il culo al nostro amico. Sapete che se riesci a colpirlo al volo mentre lui sta volando con il punching ball lì sopra, resta incastrato per sempre? Non lo sapevate, adesso lo sapete. Dai Olivia, muoviti, ho capito che hai ritmi NTSC su PAL, però insomma che PAL. Però all'epoca, cioè, era il fatto che era il gioco di braccio di ferro, cioè una roba inconcepibile, capito? Fa ridere che all'epoca giocavano già tipo a Macross, probabilmente su Famicom in Giappone, e noi eravamo... RLuca80 ha iniziato a seguire il canale... Ride! Un Ride di Zero Fantasia per il nome insieme a 6 utenti, grazie ragazzi! Benvenuti, benvenuti! In tempo per sentire Matilda di Henry Belafonte suonata dal Combo 64. Matilda, Matilda, guarda che stronzo, brutto. Brutto un po' in blu, brutto in blu. Questi jingle che si sovrappongono, guardate Poldo Sbaffini, che mattacchione. Vai, fammi saltare, Poldo Sbaffini. Che nome è Poldo Sbaffini, fantastico. Viva l'invulnerabilità quando fai le cose, le note che si creano, comunque aveva una sua poesia, diciamo che quello che non aveva in termini di gameplay ce l'aveva sicuramente in termini di lore. Ti faccio culetto, ti faccio culetto blu, ancora un po' di spinacio, non mi scappi, mi scappi, non mi scappi, te ne vai. Matilda, Matilda, she took my money and ran Venezuela. Everybody! La strega bacheca, giustamente non può mancare. Ma io vado su, vediamo se... Non vale, però, se sono invulnerabile, sono invulnerabile, però. Non sono invulnerabile ai colpi della strega bacheca, quella puttana. La strega bacheca sparisce. Ancora due note da prendere, quindi se me la gioco bene le finisco qua. E terzo e ultimo stage, che penso di aver finito pochissime volte in vita mia, in cui questa volta raccogliere i... vabbè, ma fammi passare però, no? Vabbè, l'avete visto, ancora una vita, attenzione.
non mi ricordo più se si può colpire anche l'uccellaccio. Voi ve lo ricordate? Se qualcuno si ricorda per caso se si può colpire l'uccellaccio coi pugni o se si muore, me lo dica. Guardate che si crea la scaletta che userò per raggiungere Oliva. Questo è molto Miyamotesco, come l'ultimo stage. Risk reward, vai! E Soka! Soka Baroka. Vado a vedere se posso colpire anche l'uccello. Sì, posso colpire anche l'uccello, quindi pulisco tutto. L'uccello riappare. Sì, adesso puoi cominciare di nuovo a darmi però gli help che scendono. Maledetta strega bacheca. Che sparisce. Bacheca fa rima con defeca, tra l'altro. Non so se ci avete mai pensato, ma... Quanti ne dovrò raccogliere? Non lo so. Al pelo. Devo scendere giù perché mi stanno morendo gli help. Quanti ne devo raccogliere? Non lo so. Non ho una chiara indicazione di quanti ne devo raccogliere. Sono molto, molto teso. Potrebbe essere l'ultimo. E l'ultimo! E finisce Popeye! Grandissimo! Per una volta non faccio la solita figura di merda. Antarctic Adventure me la sono pigliata in culo. Girus l'altra volta me la sono pigliata in culo. Però Braccio di Ferro l'ho finito. Ah, faccio pace con me stesso, con i miei ricordi. Faccio pace col fatto che domani mattina devo chiamare i vigili per capire cosa è successo. Magari mi hanno rubato la macchina e non lo so. Cioè, tutto può essere. Vai via, strega bacheca. E vabbè, e muore così. Muore un po' incastrato, un po' malamente. Musichetta. Così, il game over è così brutalista? Ammazza, oh, che game over brutalista, una gran musichetta. Boom! Sì, The Gamer's House Malta dice giusto. Se mi ricordo bene, nella versione originale non c'era la parola help intera, ma solo lettere. Esattamente, H-E-L-P. Benissimo, signori. L'avranno rimossa per potare gli alberi. Paolo Raven potrebbe proprio essere. Potrebbe essere, però potevano avvertirmi prima, tutto sommato, no? No, non so se mi ha rubato la macchina. Mi è arrivata questa cosa per informazioni relative all'autovettura Fiat 600. Il problema è che anche la batteria scarica l'autovettura Fiat 600. Quindi la questione va risolta in qualche modo, di riffo di Raffa. Ferma da lì. Vai, insomma, comunque non mi interessa. Ragazzi, che sta storia, vedi i vigili, si vede i vigili tipo di notte, ah dai vigili, ragazzi è stata una serata rilassante, avevo bisogno di rilassarmi un po' proprio, ragazzi è stata una serata rilassante, ho bisogno di resettare, ragazzi resettiamo il computer, è una serata rilassante, ragazzi è stata, non si deve resettare, non si resetta, resettati per Dio, guarda che metto Mario's Brewery, che non so neanche cos'è, metto Mario's Brewery e poi su cazzi tuoi. E niente ragazzi, le cose prendono che cazzo è sta roba? Ma cos'è quella roba là sopra? Mario's Brewery è una distilleria di birra, cos'è? Un birrificio? Che cos'è questo orrore? Perché non c'è Donkey Kong ma c'è... Ma tanto il fatto che se salto colpisco la botte da sotto. Vabbè, con questa bellissima musichetta di sottofondo vi auguro buona serata, vi auguro una bella notte, una buona notte. Io cerco di andare a riposarmi, di rilassarmi. Ci vediamo domani. No, non ci vediamo domani, ci vediamo mercoledì con Fabio Canoni di Bortolotti. Domani c'è anche Fabio Canoni di Bortolotti con Marta sul divano, giocano un gioco, un nuovo adventure fatto in claymation. Se non sapete cos'è, guardatelo per scoprirlo. Se sapete cos'è, guardatelo per vederlo. Noi ci vediamo mercoledì con la serata insieme a Fabio. E giovedì c'è Bellotta, quindi ragazzi, festa ininterrotta con Bellotta. Da che nobita Bellotta e la festa è ininterrotta. Fatto anche questo slogan, direi che posso proprio andare. Che bello non metti Galaga. Oh, sto partecipando ad un raid contro Duke Trash con un sacco di gente, ragazzi. Ullala. Quindi lanciamo il rider. Vai.
Ciao, hai già lanciato ormai. Chi ha lanciato ormai? X, hai lanciato tu ormai, sei lanciato da solo. Comincio a temere il peggio. Beh, insomma, togli questo basso scorreggione, era così bello. Buonanotte, grazie a voi ragazzi, grazie alla compagnia. Vai, vai Exa, lancia, lancia pure. Su queste note sublimi. Grazie a tutti. Abbonamento per Stempio Bongi. Buonanotte a tutti. Perché è così brutto? Questo è per tutti quelli che hanno Android TV, che quando parte il Ride, per qualche ragione misteriosa, il Ride non parte. Mi stanno vedendo questo contenuto esclusivo, questa... contenuto esclusivo solo per gli utenti Android TV, che come dicevo non vedono il Ride, possono vedere a me giocare altre 10 ore a questo gioco. No, sto scherzando ragazzi, vi saluto, buonanotte a tutti e ciao. Io quasi quasi lascio tutta la notte sta roba.